Oggi facciamo un video con lo stile Amish sulla faccia, hai capito? Oggi facciamo un video. In realtà oggi stiamo facendo circa 15 video, che voi ci crediate o no, oggi ho registrato, questo è il quinto video che registro oggi. Pensate un po'. Ehi, Wendy, senti Wendy, vai a prendere il maiale più grasso che hai, ficcaci dentro due anatre belle grasse e le cuociamo che abbiamo ospiti. Wendy, dove sei, Wendy? Allora, bambini, cari ciucciabudelli, cari leccamattonelle, qui sto spostando il microfono, quindi sentite casino, non mi interessa, ok? Oggi facciamo un disegno di una bustina che avete richiesto voi e subito dopo ci sarà il ricapitolo delle bustine della settimana. Prima di tutto facciamo il disegno, ok? Ok, Jack. Jack, dove sei, Jack? Ehi, Jack, cosa fai, Jack? Ho chiesto a voi di Telegram di suggerirmi cosa disegnare today, nel giorno di today. Mio Dio, mamma, sa l'inglese, pensa, perché sa dire today. Mamma, ma Peo sa l'inglese, mamma. Guarda che casino che c'è su questo tavolo! Ok, molto meglio suppongo. Quindi leggiamo i vostri suggerimenti. Andiamo in alto per vedere chi ha risposto per prima. Edward Eldrick versione chibi suggerisce Kesetsu Unreal, parentesi JH alla terza. Allora, Edward Eldrick versione chibi. Quindi andiamo a cercare un'immagine di Edward. Qui ho una simpaticissima immagine di Edoardo. E il signor Edoardo ora verrà fatto in modalità chibi on, hai capito? Lo dice il vostro caro Peo Amish che si tocca il baffo lungo. Ehi, Wendy, senti Wendy, tocca che vendiamo il raccolto dell'anno, se no non riusciamo a pagare l'affitto del terreno, hai capito Wendy? Wendy, sembro quasi un serial killer in realtà, un fuori di testa. Comunque sia, mamma mia, oggi sto proprio giocando con sta barba. Vabbè, Edward Eric versione chibi, quindi prima di tutto vado a fare una bella testa, bella grande perché deve essere chibi, un corpicino piccolissimo perché appunto deve essere chibi. Chibi che non sono le cose che si mangiano, ripeto per l'ennesima volta per tutti voi che pensate: ehi, ma i chibi è perché si mangiano? No, Wendy, miei cari Wendy, no, non è così. Facciamo la lama anche noi, che ha trasformato il suo braccio meccanico, l'automail si chiamava così, ovviamente il mantello al vento, perché no, la domanda è. Sguardo aggressivo, ciuffi, ciuffo biondo, naso all'insù, ciuffo rosso, era rosso, non era biondo. Bene, prendiamo un bel pennarello, andiamo a ripassarlo, bello carino e simpatichino. Bello carino e simpatichino come Wendy. Wendy, quando è che andiamo a montare il burro, Wendy? Abbiamo finito il burro, la marmellata l'hai fatta, Wendy. È ora di andare a zappare la terra, Wendy. Non ti pago per stare lì a cucinarmi. In realtà, non ti pago affatto. Pensate, cattiveria di un uomo. Ciuffo rosso, naso all'insù. Edward Eric. C'è un bello occhione, bello anime, bello manga. Perché è così difficile disegnare su queste maledette buste? Perché? Perché non mi faciliti la vita? Piuttosto che rendermela più difficile. C'è sempre il broncetto, ovviamente. Ma guarda te quanto è carino il mio Edoardo. Edoardo, ma quanto sei carino. Il cappottino bisogna fare, bello carino. Un sacco di spiegazzature. Petto, nudo. C'ha la cicatrice, zac. E qui iniziamo a impiantare l'automail. Un po' a caso, perché tanto che ce ne frega del dettaglio a noi. La lama. Cattivissima questa lama, la maglia nera che riempiremo proprio di nero per creare contrasto come sempre, come piace a me, come piace anche a voi spero. In realtà mi sa che farò anche i pantaloni neri, tutti neri pieni, neri e neri pieni, pantaloni neri, neri pieni, anche gli stivali neri pieni, pensa un po' a te, pensa. Stivali, pensa un po'. Sembra che ci sia la giusta quantità di contrasto. Manica svolazzante, cappotto ancora più svolazzante. E tra l'altro fatto in tempo record, perché lo sto facendo velocemente, appunto per allenarmi un po' di più con la velocità. Quindi magari potrei perdere un po' nel dettaglio, nella qualità, ma ci proviamo. Ripasso il contorno come sempre per farlo risaltare un pochino. Guardate, la busta mi fa sbagliare perché c'ha le pieghe sotto, porca miseria. E fino a qui ci siamo. Andiamo a cancellare come al solito tutta la matita sotto. Sicuramente non è il disegno più bello di Edward Eric che abbiate mai visto, lo so, ma ci proviamo a farlo soprattutto in poco tempo, perché ripeto, oggi sto girando una quantità industriale di video perché voglio sfruttare questo fatto che mi sto tagliando le barbe in diversi modi, in tanti bei modi divertenti. Quindi ho detto, wow, perché non fare un video in cui, tanti video in cui ho gli stili di barba diversi, perché non complicarmi la vita così? Ho detto, sì, Peo, complicati la vita come sempre, come piace fare a te. Piuttosto che rendertela più facile, complicatela. Tipico tuo. Quindi adesso capello giallo. Dun 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 dun.
Di cattiveria sto colorando proprio. Di cattiveria. Ed ecco perché questa volta ho fatto prima il disegno, poi farò il ricapitolo di tutti i disegni della settimana. Perché ancora non li ho fatti, pensa un po'. Ho detto, ne approfitto per fare il disegno, quello registrato insieme a voi, oggi, che può, che io può. Ciuffo, ciuffo, rosso, naso all'insù, ciuffo, ciuffo, rosso. Anche perché fra un po' la mia telecamera si spegne, quindi devo un pochino accelerare, giusto un po'. Mica manco tanto. Ciuffo, rosso, Jigglypuff. Oh, era un po' che non contavo Jigglypuff, ora che ci penso. Io lo so che voi adorate quando io canto Jigglypuff. Jigglypuff. Posso un pochino più di ombra qua, tanto per perdere altro tempo, perché ne ho tantissimo. Ho detto prima non ho tempo, invece sto a perdere tempo con tutte ste ombre, tutte ste cose. Sai quando uno è ipocrita, incoerente? Eccomi qua, sono io, parlo di me. Cappotto rosso, quello sì che è rosso. Puoi scommetterci i testicolini che è rosso questo. Tieni duro telecamera, non manca tanto. Secondo me la qualità dei miei disegni sta un pochino scemando con... perché ne sto facendo troppi di quantità e troppo pochi di qualità. Cioè quelli proprio di qualità li sto facendo per lavoro, però forse dovrei portare un po' più di qualità nei video, perché sennò sembra che sono tornato a disegnare come un bambino di 8 anni, o almeno come disegnavo quando avevo 8 anni, e la cosa non va bene, perché allora non si sente il progresso, e la parola chiave di questo canale è sempre stata progresso. È anche molto altisonante come parola, per quello mi piace. Sprogresso, cioè tutte quelle R, come dire grasso, no? Progresso grasso. Tu puoi fare progresso grasso, pensa. Prima prendo un arancione per dargli un po' di colore, e dopo l'arancione vado a prendere un marroncino per fare un po' più di ombra, ma neanche troppa, perché appena esageri con l'ombra su questa carta, beh, rovini il disegno letteralmente. E penso che ci siamo, che questo disegno è finito. Ci facciamo una bella firmetta che è stato il Peo a farlo, pensa un po', se no chi poteva essere stato, io non lo so. E comunque sia, adesso guardatemi in faccia, guardate questa bella faccia con questa bella barba, con questi baffi, con questa qualità visiva che avete davanti. Beh, io vi chiedo, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, anche se siamo a metà video appena, ma va bene così, lo mettete subito, mettete un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, così non vi scordate. Mi raccomando, seguitemi su Telegram se volete vedere le vostre idee, i vostri disegni prendere vita, i vostri suggerimenti anche in altri video. Per sostenere direttamente questo canale, il link delle magliette sono in descrizione, con questo fantastico logo di impatto potentissimo, avete capito? Ma soprattutto ricordati che questo è la anche se il video adesso proseguirà con il recapitolamento, mamma mia che parola stramba che ho inventato, comunque sia, con il riassunto del resto dei disegni fatti questa settimana. Vi adoro, vi stimo, vi incoraggio e vi do un bacetto sulle ascelle, sì, perché no. Ciao bambini, ciao, questo è Electric. La parte in cui avevo la barba un macello è finita. E ora il Peo del presente è qui per recapitolare i disegni della settimana. Premessa, essendoci stata quella famosa settimana di gelo e di neve, la scuola è stata chiusa per una settimana. Inoltre c'è stato anche il compleanno di Electric Topi di mezzo e un altro compleanno, quindi altri due giorni in cui non andava portata la merenda a scuola. Aha. Ecco perché ci ha messo tanto ad uscire questo video, perché non ho fatto altri disegnini giornalieri. Ok Jack. Bene bambini, andiamo subito a vedere quali sono i disegni di oggi. Beh, innanzitutto siamo tutti ben consapevoli che mio figlio Electric Topi ha delle fisse con Bomberman. Bomberman è il suo gioco preferito e come tale mi chiede spesso: ehi papo, ma perché non mi disegni per domani un personaggio di Bomberman? E lo sceglie lui. Quindi al primo posto in questo primissimo disegno di un disegno al giorno abbiamo Magnet. Non so se l'ho pronunciato bene, Magnet, Magnet, non lo so come si pronunci. Lo sapevate che Electric Topi ha finito Mario Odyssey in un giorno? A 6 anni, signori, vergognatevi. Per il secondo disegno abbiamo anche qui un altro cattivissimo di Bomberman che io non sono nemmeno arrivato a sfidare, riconosce tutti lui perché lui ha finito il gioco numerose volte, non io. Questo qui, se non sbaglio, si chiama Plasma. Un design carino, particolare, tipo fulmineo, se così vogliamo dire, fulmineggiante, tuonante, elettrizzante, datemi altri sinonimi. Ma ricordo a tutti, beh, di votare con il proprio hashtag il suo preferito del disegno della settimana. Quindi abbiamo hashtag Edward Elric, hashtag Magnet e hashtag Plasma per questo qua, se questo è il tuo disegno preferito. Non esitare a votare in questa incredibile competizione in cui nessuno vince e nessuno perde, ed è proprio questo il bello, no?
Che senso ha quindi votare, direte voi? Beh, per fare felice me. Ma passiamo avanti, perché il prossimo disegnino vi piacerà da morire. Eccolo qua alla mia destra, o alla mia sinistra, o sopra di me. Non lo so, perché non sto editando ora questo video. Lo editerò in futuro e mi scorderò sicuramente di dove posizionarmi correttamente. Ma questo qui è una vostra richiesta di Telegram. Ogni tanto io su Telegram faccio quei poll in cui dico: non so cosa disegnare per Electric Topi, me lo consigliate voi? E mi ricordo che è stato consigliato questo Squirtle col costume da bagno. Quindi grazie per partecipare, a voi che partecipate nel canale Telegram, a questi poll e queste cose. Per esempio, l'ultimo video uscito, quindi precedente a questo, è stato scelto da voi, perché io su Telegram ho scritto: ho questi tre video da editare, quale volete vedere? E hanno votato il video di Peo, che tra l'altro è stato molto poco visto, quindi bravi. Bravi, prima votate e poi non guardate, bravi. Ma dopo ancora questo Squirtle, sempre in balia di un'indecisione incredibile del non sapere cosa disegnare per la bustina successiva, mi sono girato intorno qui nel mio ufficio. Come sapete, sono pieno di Amiibo e tra questi Amiibo c'era anche Mega Man. Mega Man! Allora, perché Electric Topi adora così tanto i personaggi Nintendo? Non è soltanto per via mia. Noi abbiamo la Wii U a casa, che è una console che, ammettiamo, è una chiappapolvere, non serve a un cippoleppo. Che ci fai con la Wii U se ci sono tre giochi buoni? Niente. Però di quei tre giochi buoni c'è Super Smash Bros, ovviamente, che è stato uno dei primi giochi con cui lui si è approcciato al mondo Nintendo. E quale gioco migliore di uno che incanala tutti i personaggi più famosi della Nintendo, che si picchiano a sangue? Beh, Super Smash Bros. E così lui si è andato a affezionare più o meno a tutto il roster, a tutti i personaggi Nintendo, compreso anche Mega Man, Zelda, Link, Super Mario, Kirby, che tra l'altro sta per uscire il gioco di Kirby e dovrò comprarlo, appunto. E penso che per oggi sia sufficiente questo riassuntazione è soddisfacente per voi di una settimana di disegni, perché oggi si rinizia a disegnare, perché anche ieri non ha portato la merenda, invece domani la deve portare, quindi si rinizia con i disegni. Aspettatevi il prossimo video di riassuntazione dei disegni tra almeno una settimana e mezza, ok? Fino a quel momento abbiate pazienza, ok? State calmi, preparatevi un tè caldo, una foto di Squirtle e andate in bagno a fare cose zozze. Ricordati di votare hashtag Megaman se il tuo preferito è Megaman, hashtag Squirtle col costume da bagno, hashtag Plasma, hashtag Magnet, hashtag Edward Eric, sempre una vostra richiesta di Telegram. E con questo chiudo. Mostra un bel po' d'amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se hai adorato con tutto te stesso, tutto il tuo cuore e i tuoi peli pubblici questo video. Puoi acquistare una maglietta del Peo per supportare questo canale in modo diretto. Ma l'importante è che dopo che hai visto questo video tu vada con impiantato nella testa che questo era Electric.